Taglio del nastro martedì mattina alla Fiera di Rimini per la 25esima edizione di Enada Primavera, la mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco. La manifestazione sarà in corso fino a venerdì, proponendo oltre 400 aziende su 40.000 metri quadri. Al taglio del nastro era presente anche Alberto Giorgetti, nell'ultima legislatura membro della quinta commissione Bilancio Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati. Mi auguro che un nuovo governo si instauri rapidamente, che assuma scelte chiare sul mondo dei giochi, spiega ai nostri microfoni Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera. Servono politiche che affrontino globalmente le varie tematiche per evitare iniziative autonome assunte sul territorio che talvolta penalizzano ingiustamente le aziende. Ci aspettiamo 25.000 visitatori, quindi ci sono le condizioni per avere delle buone aspettative. Il mercato è naturalmente quello che tutti conosciamo, un mercato in serie difficoltà che può darsi però abbia anche degli sbocchi improvvisi di segno positivo, che dipendono da provvedimenti dell'autorità di governo che potrebbero essere assunti, solo che naturalmente si chiarisca un po' la situazione dal punto di vista politico generale. Nei primi 10 mesi del 2012 gli italiani hanno investito 70,2 miliardi di euro nei giochi, nelle scommesse, contro i 62,3 dei primi 10 mesi del 2011. Le vincite sono state pari a 56,2 miliardi contro i 47,6 dell'anno precedente. Fra la manifestazione di Rimini e quella di Roma, Enada rappresenta il salone leadership in campo nazionale. Tuttavia, secondo il presidente Cagnoni, si registra ancora una certa sofferenza. Sono anni che il settore attende di poter avere delle risposte che purtroppo il mercato non gli ha assicurato. Quindi zone d'ombra, ma vediamo anche la possibilità di una fuoriuscita dalle attuali difficoltà. Mercoledì a Enada Primavera è atteso il campione di nuoto Filippo Magnini, ospite d'onore allo stand dell'Ottomatica, in una conferenza stampa sul tema il poker come sport, una disciplina che trasforma il tavolo verde in campo sportivo.